Domenica 27 giugno ha fatto tappa a Marina di Massa lo spettacolo Chi mi manca sei tu, scritto e diretto da Tony Fornari con Marco Morandi e Claudia Campagnola, che stanno andando portando lo spettacolo in giro per l'Italia. Chi mi manca sei tu è uno spettacolo dedicato a Rino Gaetano, che dal 2017 i due artisti stanno rappresentando. Quest'anno, in occasione dei 40 anni dalla morte di Rino Gaetano, avvenuta il 2 giugno del 1981, lo spettacolo è ripartito proprio da Marina di Massa ed era inserito nel cartellone Palcoscenici Stellati, che sono tutti gli eventi organizzati dalla Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e dal Comune di Massa. Pensate, Rino Gaetano è morto, ce lo ricordiamo tutti, un grandissimo artista, morto a soli 31 anni, e al momento della morte aveva pubblicato 6 album e tutte le sue canzoni, molte delle sue canzoni vengono riproposte da Morandi e dalla Campagnola in questo bellissimo spettacolo. Allora, diciamo due parole su questi grandi artisti, che non avrebbero bisogno di presentazioni, ma qualcosa diciamo naturalmente. Allora, Marco Morandi, un artista tutto tondo, lo conosciamo, attore, musicista, nato come musicista, pensate, ha cominciato a suonare il violino, aveva 5 anni, quindi attore, musicista, cantante. E Marco lavora molto in teatro, porta in giro per l'Italia diversi spettacoli anche in contemporanea dedicati a, quindi, questo a Rino Gaetano, poi dedicato alla Mia Martini, e quindi gira l'Italia con questi spettacoli anche musicali. È un grande appassionato di Rino Gaetano da quando il Papa Gianni gli regalò un disco, era un ragazzino, un adolescente, e lui si innamorò delle canzoni di Rino Gaetano, pur non avendo mai conosciuto, ascoltando la canzone Tu forse non essenzialmente tu. Invece Claudia Campagnola, attrice, ha fatto molto teatro, però anche cinema, televisione. In teatro ha lavorato sotto la direzione di giganti del panorama nazionale, stiamo parlando di Gigi Proietti, Zarzana, Tony Fornari, che è lo stesso regista di questo spettacolo che ha portato a Marina di Massa, Guglielmo Ferro, Greg, e al fianco anche di attori famosi come Paola Gassman. Poi ad esempio nel cinema ha lavorato con Pupi Avati, Il cuore altrove nel 2013, sempre con Tony Fornari, Finché giudice non ci separi nel 2018, e poi in televisione, fiction, una delle quali ad esempio Cesaroni diversi anni fa. Quindi questi due artisti in questo momento appunto stanno girando l'Italia con questi spettacoli musicali, e a Marina di Massa lo spettacolo è stato allestito nella suggestiva e bellissima cornice del giardino di Villa Cuturi, e noi naturalmente eravamo lì e li abbiamo intervistati prima dello spettacolo. Allora, questa sera racconteremo Rino Gaetano in note e parole, quindi saremo accompagnati da 3 fantastici musicisti: Giorgio Amendolara al piano, Umberto Vitiello alle percussioni e Menotti Minervini al basso, e poi ci sarà la voce meravigliosa di Marco Morandi con la sua chitarra. Io, nei panni di una grupi, racconterò Rino vissuto nel quotidiano, quindi come se fosse un amico, un flirt. Poi non vi svelo troppo perché dovete venire a vederlo, insomma. Comunque, una figura femminile molto vicina a Rino. Sarò vestita hippie anni 70 con una coroncina in testa di fiori, e cercheremo di farlo con tutto l'amore possibile. Bene, Marco, tu cosa farai? Beh, io ormai sono anni che canto le canzoni di Rino in giro per l'Italia, però avevamo voglia di raccontarlo un pochino più, in maniera più intima, più raccolta, e quindi una formula un po' più teatrale. E quindi, grazie all'intervento di Claudia Campagnola, raccontando storie, aneddoti, il suo modo di pensare, il suo modo di vivere, vivremo e scopriremo Rino più nel profondo. Bene, è tutto esaurito già da diversi giorni.
di questo siamo molto felici. Questo state portando questo spettacolo in giro per l'Italia? Sì, poi quest'anno a maggior ragione che sono 40 anni dalla scomparsa di Rino nel 1981, quindi dopo 40 anni la sua musica è più viva che mai, visto che le sue canzoni sono attualissime, sempre pregne di significati, anche a volte nascosti, e noi siamo qua per farlo rivivere come sempre tramite la sua musica. Marco e Claudia sono due artisti che si conoscono da molti anni e che hanno lavorato e lavorano molto insieme, e infatti c'è molto affiatamento tra loro. Claudia Campagnola, lo abbiamo sentito nell'intervista, è la voce narrante dello spettacolo, quindi in modo molto accattivante e coinvolgente racconta episodi e aneddoti della vita di Rino Gaetano, quindi vissuti da Rino Gaetano, mentre Marco Morandi interpreta le sue più belle canzoni. Morandi ha aperto la serata con Ai Maria, che nel cui testo è inserita la frase che ha dato il nome allo spettacolo: chi mi manca sei tu. E quando tramonta il sole, una canzone d'amore da Bahia Salvador, oi Maria, per te canterò. Da quando sei andata via, da quando non ci sei più, da quando la pasta scotta non la mangio più, ai Maria, chi mi manca sei tu. La mattina mi alzo tardi e dormo finché mi va, il caffè me lo portano a letto due bionde in tutto, ai Maria, ma non ci sei più. Champagne e bonbon, ai Maria, mi manca il tuo amore. Il mio caimano nero, piangendo mi confidò che non approvava il progetto del metro, ai Maria, da te tornerò. L'Himalaya era lontano, l'ascensore lì non c'è, ma un vecchio saggio indiano ha predetto che, ai Maria, tu ritorni. Ballava samba e cantava per me, ai Maria.
un format molto ben orchestrato, che fa molta presa, coinvolge e diverte il pubblico, un continuo alternarsi di musica e parole, di parole e musica. Quell'enorme cantinone pieno di vecchie sedie impalleiate, di faretti, di un palco dove esibirsi. Eravamo tutti attori e spettatori di volta in volta. Era un locale pieno di speranze artistiche e politiche, pieno di energie nuove e rivoluzionarie. Io lo frequentavo prima di lui. Una volta Rino venne in compagnia di Antonello Venditti, che aveva appena fatto Roma Capoccia e stava iniziando ad avere molto successo. Abbiamo riso, abbiamo scherzato. Quella sera Rino era particolarmente naif e simpatico. Poi ad un certo punto ha preso la chitarra e ha cominciato a fare un pezzo strano. I love you Marianna. I love you Marianna. I love you Marianna. Marianna, you love me. Sulle rive della Senna, sulle rive della Senna, mon amour, dalle patrie. Ho capito subito che veniva da un altro pianeta. Mi faceva impazzire quel suo modo ironico e graffiante di cantare. E glielo dissi subito. Ma non credo che mi prendesse sul serio. Dopo poco tempo, quel pezzo, I Love You Marianna, uscì nel suo primo 45 giri e Rino lo firmò con uno pseudonimo, Cammamuris, che era un personaggio delle storie di Salgari, un servo indiano. E quando ci incontrammo me lo volle subito far sentire. Poi mi disse, avevi ragione tu, sorrise, tu, forse non essenzialmente tu. Tu, forse non essenzialmente tu, un'altra, ma è meglio fossi tu. Tu, tu, forse non essenzialmente tu. Naturalmente nel repertorio non poteva mancare Berta Filava. Non sono mancati naturalmente aneddoti che riguardano anche altri cantautori, amici o comunque contemporanei di Rino Gaetano con cui lui aveva rapporti. Frequentavamo sempre locali, facevamo le 5 del mattino in macchina e parlavamo di tutto, di cultura, di politica, di canzoni. Rino era un personaggio profondo, si aggiornava su tutto, era moderno, aveva una visione panoramica delle cose e soprattutto non aveva i paraocchi, aveva un bel senso critico, insomma non te la mandava a dire. Era il vero e proprio cantautore proletario ed era diverso dagli altri cantautori che venivano considerati molto più aristocratici come Venditti o De Gregori. Ah, avete presente il pezzo che fa la zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il crivello, il falcetto e la vanga? Che solo per ricordarti il titolo, ad un certo punto faceva così. Giovane bello, divo e poeta, con un principio di intossicazione aziendale, il fatturato lordo, la classifica che sale, il resto lo trova naif. Ecco, una volta Rino mi confessò che il giovane bello, divo e poeta con un principio di intossicazione aziendale era proprio Francesco De Gregori. No,
però lui lo amava, Sì, lo definiva il poeta fonico e mi diceva, mi ricordo, sì, perché alla fine se capisci o no il senso dei suoi testi non è importante, perché suonano bene, ti raccontano qualcosa, forse veramente in lui non c'è niente da capire, perché alla fine ti dà delle idee, ti dà delle sensazioni e poi ognuno alla fine il pezzo se lo fa da sé, ascoltandolo se lo fa da sé. Però si incazzava se lo chiamavano cantautore, diceva, sì, perché dire a uno cantautore in un momento come questo è dirgli praticamente che è uno stronzo. Io non sono un cantautore, io sono un cronista. Prendo l'autobus, guardo le facce e capisco come l'andazzo. E questo lo sapeva bene Gino Paoli, che una volta lo invitò in una trasmissione che conduceva e lo presentò come un amico che mi diverte molto. Rino entrò con un cappello bianco di tipo coloniale e con un moncone di una pompa di benzina che aveva smontato in un benzinaio lì vicino prima di entrare nello studio. Entrò e cominciò a parlare con il pubblico. Voi sapete chi è l'Effendi? L'Effendi è quel signore che consuma abitualmente una tazza di petrolio alle 5 del pomeriggio. Senza benzina o gasolina, soltanto un litro in cambio ti do, Cristina. Se vuoi la chiudo il monastero, ma dammi un litro di oro nero. Sempre una donna che t'aspetta sdraiata sul cofano all'autosalone, che ti dice prendimi ma schiaccio libidinoso con cuore, non più a gas ma a kerosene. Scaldamento centralizzato che ti scalda e più conviene. Niente carbone, mai più metano. Pace, prosperità e lunga vita. Spendi, 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 spendi
sono tante le canzoni di Rino Gaetano inserite nello spettacolo, e cantava le canzoni Spendi e Spandi e Effendi, Aida, e poi ce n'è una bellissima, Sei ottavi, che ascoltiamo in una bellissima interpretazione a due voci di Marco e Claudia. Forse un ragazzo il mio uomo, o forse io. Lontana la quiete, montagne biancate di neve. E il vento che soffia, che fischia più forte e più greve. E chi mi sfiora le labbra, chi mi consola? Forse un bambino già grande o io da sola. Passava la notte, passavano in fretta le ore. La camera fredda già si scaldava d'amore. Stellata, stellata, lei affusolata nel buio dormiva incantata. Chi mi dirà buonanotte stanotte, mio Dio? La notte, le stelle, la luna, o forse arrivare naturalmente ai più grandi successi di Rino Gaetano, quindi Gianna, arrivata terza al Festival di Sanremo nel 1978, e chiudere con Il cielo è sempre più blu. Gianna sosteneva che si è illusioni. Gianna prometteva pareti e più. Sogno un buco, ma Gianna aveva
scelta tu. Al termine dello spettacolo non poteva mancare il consueto bis. Morandi, a quel punto, rivolgendosi al pubblico, ha chiesto se c'era qualche appassionato di Rino Gaetano che avesse piacere di ascoltare una canzone che magari non faceva parte del repertorio dello spettacolo. E a quel punto ha chiuso con Io nuoto a farfalla, che è una canzone inedita, quindi mai incisa da Rino Gaetano, che Marco Morandi ha inciso addirittura lui stesso nel 2002. Tanti applausi, e al termine dello spettacolo tante persone si sono avvicinate ai due artisti per foto, complimenti e anche due chiacchiere. Andiamo noi. Noi andiamo dietro se possiamo, eh? Ok. Vai. Guardami tutti un bel sorriso. Bel sorrisone. Sì, ci vuole. Grazie mille. Morandi e la Campagnola si sono mostrati molto disponibili con gli spettatori, sono rimasti molto soddisfatti del successo della serata ed hanno accolto i fans a braccia aperte. Che meraviglia, siamo felicissimi, siamo orgogliosi, stiamo facendo le foto, siamo pieni di gente, abbiamo ridebuttato Marco. Eccoci. Bravissimo anche recitare lei. Con lui è meraviglioso, bellissimo, grazie a tutti, è stato molto bello, è stato bellissimo, grazie. Ricominciare da qui, grazie. Quindi un grandissimo successo questa serata, una serata davvero piacevole e divertente con due protagonisti di primo ordine che ci hanno riportato naturalmente indietro nel tempo.